Ben ritrovati, secondo video della giornata. Dopo un libro molto bello, ce la vogliamo mettere una sola? Ma sì, iniziamo il 19, 2019, appunto, con un libro sola. Mi dispiace per l'autore, ma veramente è una cosa pazzesca. Adesso vi do gli estremi di questa cosina qui. Pietro Garanzini. L'assassino del lago, casa editrice Newton Compton, prezzo di copertina 10 euro. Fortunatamente in Kindle lo pagate solo 2,99 euro, ma vi dico già da subito: risparmiatevele. Vari prezzi nei formati cartacei, un giallo di 350 pagine. L'autore nasce in quel di Novara nel 1978, si diletta e si applica in varie attività, ma ha una grandissima passione per la montagna, tant'è che diventa guida alpina certificata. Dopodiché viaggia per vari luoghi per fare scalate, appunto Nepal, Russia, Norvegia, Argentina, chi più ne ha più ne metta. E appunto la montagna o le zone ad essa limitrofe fanno da sfondo a questo romanzo, appunto L'assassino del lago, che vede come protagonista l'ispettore Mario Ferrari. Allora, siamo nei pressi del Mottarone, quindi Lago Maggiore, Lago d'Orta, le vicende si snodano in questa area geografica. I personaggi ci sono e sono appunto questo Mario, come caspita si chiama? Mario Ferrari, sì. Poi c'è il suo vice Matteud e l'agente Nanetti, una donna bistrattata da questi due in maniera vergognosa, che in fin dei conti è alla fine della vicenda l'unica che ha sempre fatto correttamente il suo lavoro e che non ha sbagliato di una virgola. Per il resto abbiamo in successione la morte di tre uomini. Tutti e tre uccisi nello stesso modo, ossia prima storditi con un taser, dopodiché giustiziati con un colpo alla nuca sparato da una Luger calibro 9-19 Parabellum. Ho chiesto informazioni a persone competenti. Comunque sia, com'è come non è. Si cercano legami, possibili correlazioni tra i vari omicidi. Poi vabbè, la storia è di una banalità quasi imbarazzante, perché quasi subito, insomma, dopo una cinquantina di pagine, si comincia già a intuire un po' dove deve andare a parare la storia. Ma lasciando perdere la trama in sé e per sé, che già è opinabilissima perché sa di aria fritta lontana un miglio, sono i personaggi. Sono i personaggi che sono una cosa da veramente. Allora, cominciamo con questo ispettore Mario Ferrari. Uno che pare passi 9 decimi del suo tempo a rollarsi sigarette fatte a mano, in continuazione, in continuazione. Allora, ve lo dice una persona che fuma. E fare la conta di quante sigarette si fuma questo, viene la nausea proprio. Come se non bastasse, il suo vice, questo Matteud, è un deficiente. Scusate, ma non so come altro definirlo. Uno che continua a dire porco dito, per non bestemmiare. Guarda, allora non dirlo proprio, o se no di un classico porca puttana, che forse rende un po' di più, ma porco dito è irritante. E credetemi, una pagina sì e l'altra pure c'è. Come una pagina sì e l'altra pure c'è la frase che il vice ispettore si aggiusta gli occhiali con un dito. Cioè, gli occhiali li porto anch'io. Presumo, no, io faccio così di solito o così.
ci sono anche quelli che fanno così, ecco, questo aggiustarsi gli occhiali con un dito. Ecco, questo vice, ogni pagina si aggiusta gli occhiali con un dito. Tesoro, vai da un ottico, fatti mettere a posto la montatura, perché se ti continua a scendere vuol dire che hai il nasello troppo largo, devi cambiarla o farla sistemare. Un libro che appunto vede l'ispettore sempre a rollare sigarette, il vice che porco dito e si mette a posto l'occhiale con un dito, appunto. È tutto così, è tutto così. Tra l'altro ci sono anche crassi errori sintattici, due congiuntivi ma sbagliati che neanche un bambino in terza elementare. E io dico, ma quando pubblicano i libri? Una lettura, una correzione bozze, un... Niente, non esiste più. E poi la storia. Non si capisce per quale motivo a un certo punto c'è questo personaggio, Wolf, che viene coinvolto, che già è stato coinvolto 20 anni, no, 20 anni, 10 anni prima nella sparizione di una ragazza. Ed è stato indicato lui come colpevole, invece non c'entrava, ma è stato vittima del precedente commissario che gli ha quasi rovinato la vita, questo qui l'ha stressato e tutto. E adesso abbiamo un nuovo commissario, capo quindi di questo Ferrari, un altro minchione, perché a quanto pare in questa questura se non sono minchioni non fanno i commissari. Che siccome ci sono altri 3 morti, beh, ma chi andiamo a prendere? Quello lì, tanto l'hanno intortato dentro nella prima storia, tiriamo dentro che nella seconda non c'è uno straccio di prova, non c'è uno straccio di niente, ma lo mettiamo sotto torchio, canterà. Questo modo di descrivere le indagini di polizia in una maniera anche vergognosa, perché così non sono, non si fanno, non è che perché ci scappa un morto e allora nel paese 20 anni prima c'è stato un altro morto, 10 anni prima un altro morto e hanno tirato dentro uno e allora andiamo a prendere quello lì perché sicuramente è lui, ma non ci sono prove, fa niente, ma se lo teniamo una notte in cella vedrà che canterà, ma che discorsi sono? Cioè, ma siamo mica in una... Sì, è che... L'Italia non è un paese eccezionale per certi aspetti, ma non è nemmeno una repubblica delle banane gestita da un regime di colonnelli psicopatici a un certo punto, un minimo di rispetto. Quindi un libro scritto male, ripetitivo, noioso, una trama che non sta in piedi, una storia che si capisce benissimo dove va a finire perché è ovvio. No, dialoghi che non stanno in piedi. Il botta e risposta tra l'ispettore e il suo vice sono di una banalità sconcertante. Io ve l'ho già detto più di una volta, ho spesso a che fare per ragioni di lavoro con le forze dell'ordine, vi assicuro. Lasciate perdere poi barzellette sui carabinieri e le idiozie che girano, vi assicuro. Se veramente ci fossero persone a questi livelli, verrebbero sbattute fuori. Non esiste una cosa del genere. Ma è una cosa penosa questo romanzo, penosa. Io mi domando anche perché arrivino ad essere editati certi libri e altri rimangano lì, a giacere, manoscritti che non vengono pubblicati, che magari meritano molto di più. No, è un libro che vi consiglio assolutamente di evitare. Scritto male, a parte appunto i congiuntivi da far accapponare la pelle, ma scritto male proprio perché ha uno stile sciatto, perché non si può continuare a ripetere in ogni pagina che Ferrari si rolla la sigaretta. E quell'altro si sistema gli occhiali con un dito, lasciando perdere poi questo intercalare del porco dito di questo deficiente. Qui non si può mettere in piedi un poliziesco, un'indagine su una storia che tre indizi e hai capito chi è. Il finale, poi non ne parliamo proprio. Il finale, non ne parliamo proprio perché poi vorrei sapere come la vanno a spiegare.
perché poi viene lasciato lì, ma il finale, da mettersi le mani nei capelli. Va bene. No, questo se lo conoscete lo evitate, quindi vi ridò gli estremi di questa Sola del 2019, pubblicato tra l'altro, quando è stato pubblicato? Adesso ve lo dico, maggio 2018. Mi sono evitata la prima uscita, ma mi ha beccato comunque in fine anno. Pietro Garanzini, l'assassino del lago, le indagini dell'ispettore Ferrari. Casa editrice Newton Compton, 350 pagine, mi sembrava di avervi detto, io devo andare a scorrere perché sono. Dove sono le pagine? Oh Gesù, mi spariscono i dati. 350 pagine, sì, mi sembra, mi pare. Adesso non ritrovo più i dati, prima ce li ho poi. Ah sì, eccolo qua, 350 pagine. 10 euro il prezzo di copertina, 2,99 euro il formato Kindle, anche se il formato Kindle è veramente una sciocchezza. Il prezzo. No. No. Mi dispiace. Ma questo libro è un no. Ma è brutto proprio. Ma brutto. È tutto. Non volevo più farli i libri sola. Però se ti capitano, cosa devo dire? Che è un libro che non è nato bene, che è venuto così così. No, è proprio una sola. Non si salva niente di questo libro. Niente. Anche la copertina, graficamente parlando, è brutta, a mio avviso. Con questo è tutto. Bacione. Arrivederci presto.